immagini dallo stadio Porta Elisa di Lucca, teatro della gara tra Borgo Abugiano e Teramo. 3 vittorie su 3 per la squadra di Cappellacci, che arriva con qualche cerotto a Porta Elisa, purtroppo desolatamente vuoto, perché siamo davvero tra pochi intimi, un centinaio di persone, non di più. Che in settimana ha risposto alla convocazione con la selezione. Intanto un missile subito di Dimas Gonçalves dopo 20 secondi e Serraiocco deve subito intervenire con i pugni sulla sassata del brasiliano. Novini ce la palla invece per Ambrosini. Ambrosini prova lo spazio, fa partire questo cross, la palla sbizzica la traversa. De Fabritis fa fuori Candiano, pronto al cross, Candiano torna su di lui, poi Valentini subito in mezzo per Olcese, prova a girarsi l'argentino Olcese, poi Ambrosini, la palla sfiora, la traversa, il tocco di Garaffoni. Qui brutta palla persa da Chauvet, Dimas, serve Santini che però calcia male e qui è andata bene al Teramo dopo l'errore di Chauvet. Finisce il primo tempo, si va negli spogliatoi con il punteggio di 0-0. Candiano, Dimas, ne rallenta l'azione Coletti, poi Cacciagli, il suo destro alto con Serraiocco immobile. Qui bucano Speranza e Chauvet, Dimas rincorso da Coletti e Ferrani, entra in area, Dimas, Serraiocco e poi D'Antoni fallisce una palla gol clamorosa. Ora Santini che ci prova a passare in mezzo, ci riesce Santini, Serraiocco copre bene il primo palo, è passato tra Coletti e Chauvet. Zero a zero tra Martina e Vigor e 0-0 finisce anche la partita qui di Lucca tra Borgo Abugiano e Teramo. Un punto può andare più che bene, date le sofferenze, specie nel secondo tempo, per il Teramo, che conquista il 4º risultato utile consecutivo, 10 punti in 4 partite nel 2013. Buonasera, puntata numero 21 di Teramo Channel, un Teramo che torna da Lucca con uno 0-0 che va assolutamente bene perché è stata una gara molto difficile, molto complicata e chiaramente ne parleremo questa sera, ma è un risultato che mantiene l'imbattibilità del Teramo in questo 2013, un Teramo che ora è al 6º posto da solo e quindi all'interno della zona playoff. Domenica ci sarà il Fondi e poi il ciclo di 3 trasferte che molto dirà sulle possibilità dei biancorossi. Un saluto alla fosforescente Caterina. Ciao Andrea, buonasera. Buonasera ai nostri amici, bentornati ad un nuovo appuntamento con Teramo Channel. Anche questa sera tanto Teramo, tante novità, tanti temi, le nostre rubriche, i vostri sms, i nostri ospiti. Prima però vi ricordo la possibilità di interagire con noi attraverso il numero di cellulare 392-623-7060. Dicevo appunto per interagire con noi, ma soprattutto con i nostri ospiti, che vi vado subito a presentare partendo come sempre dall'immancabile mister Tonino Luzzi. Buonasera. Buonasera. Ciao mister.
Sono tornati due nuovi protagonisti di questo campionato, di questo Teramo di domenica scorsa. Con noi il difensore Ivan Speranza e il portiere. Ciao, Ivan. Ciao, buonasera. Ciao, e il portiere Federico Serraiocco. Ciao, benvenuto a Federico. È tornata a trovarci la giornalista Giusy Cingoli. Grazie, buonasera. Ciao, a Giusy. Tutti. Ciao Andrea. Bene, io saluto poi l'avvocato Umberto Sorgentone che normalmente ci coordina qui dietro le telecamere, male di stagione è a casa, quindi ci starà sicuramente seguendo e lo salutiamo, lo aspettiamo per martedì prossimo chiaramente. Sì Andrea, un'altra cosa prima di andare in pubblicità, sì. ci tenevo a sottolineare che oggi per me non è una giornata facile, dico solo che dedico questa puntata ad un caro amico scomparso, ciao Gaetano. Sì, ci associamo al dolore della famiglia Vincenti per la scomparsa del figlio Gaetano. Ci congediamo qui per ora, pubblicità, e poi torniamo per la 21ª puntata di Teramo Channel. Rieccoci, di nuovo buonasera, 21esimo atto di Teramo Channel con Ivan Speranza, Federico Serraiocco, Giusy Cingoli e il nostro mister Tonino Luzzi, e io lascio subito a Caterina. Sì Andrea, io volevo mettere a confronto due punti di vista diversi e chiedere sia ad Ivan Speranza che a Giusy Cingoli se secondo loro si è visto domenica scorsa più un merito del Teramo o un demerito del Borgo a Buggiano. Ma secondo me è stata una partita un po' particolare, soprattutto secondo me il campo ci ha penalizzato tantissimo, quindi abbiamo avuto molta difficoltà. Proprio le condizioni del sì, terreno. Del terreno, sì, sì. Abbiamo avuto molta difficoltà a fare il nostro gioco che facciamo di solito e quindi quello ci ha penalizzato tanto. Sì, perché ricordiamo che voi giocate poi su un campo sintetico. Sì, quindi... sì, quindi siamo magari agevolati sul campo sintetico, certo, nel nostro gioco. Che c'aveva sto campo, Ivan? Ma ha messo proprio male la fascia sinistra, quella sotto la tribuna era proprio gelata. Quindi una cosa mai vista, io dico. E poi è proprio messa male, infatti si vedeva anche delle zone dove c'era solo sabbia. Sì, sabbia. Sì, sì. Quindi la palla rimbalzava più volte, quindi magari per un passaggio di prima era rischioso anche farlo. Si perdevano dei tempi di gioco. Sì, dei tempi di gioco, bravissimo. Quindi dovevi magari stopparla bene, aspettare, quindi quello ci ha penalizzato tanto secondo noi. Poi abbiamo trovato comunque una squadra che secondo me in questo momento era una delle più in forma del campionato, quindi c'è stato anche il merito loro comunque. Ecco la sabbia. Sì, sì. Si percepisce. Ma insomma a me la partita non è piaciuta molto, sinceramente, soprattutto nel secondo tempo, anzi il Teramo non mi è piaciuto, perché è vero sì quello che dice Speranza, che insomma il campo ha un po' penalizzato sicuramente una squadra tecnica come il Teramo, però è anche vero che insomma io mi aspettavo di vedere un Teramo più vivace, un Teramo più determinato, più aggressivo, e invece purtroppo il Teramo nei primi minuti ha dovuto subire un avversario che è partito forte, che insomma qualche problema lo ha creato, il Teramo non riusciva a fare gioco, non riusciva a venire fuori dalla propria area. Poi col passare dei minuti nel corso del primo tempo i biancorossi sono riusciti a prendere un pochino le distanze all'avversario, sono venuti fuori e con Ambrosini il Teramo ha avuto anche una buona opportunità per segnare. Ma insomma il primo tempo è stato più che accettabile, la ripresa, però i primi minuti sono stati da sbadiglio secondo me. Poi il Borgo Buggiano è venuto fuori, insomma ha messo un po' in difficoltà il Teramo con quelle occasioni che ha avuto, però insomma Serraiocco migliore in campo, d'altronde il portiere ci sta anche per parare, Speranza tra i migliori in campo. Io alla fine dico che anche se non è stato forse il Teramo che abbiamo visto a Gavorrano, però un punto è comunque un punto pesante, importante, che non avremmo sottoscritto probabilmente all'inizio partita, ma poi come sono andate le cose secondo me è un punto da tenere stretto. Io sottoscrivo quello che dici tu. Esattamente, invece Serraiocco volevo chiedere, ho letto da più parti Serraiocco salva il Teramo, quindi una grande soddisfazione sicuramente, ma effettivamente questo Borgo Buggiano ti ha messo così tanto in difficoltà? Sì, sicuramente è stata una delle squadre che ha tirato di più in porta nelle ultime settimane,
Anche magari il Martina, però sì, nell'ultimo periodo sicuramente è stata quella più pericolosa, d'altronde credo che abbiano uno dei migliori attacchi del girone, l'hanno dimostrato. Quella cannonata repentina proprio per svegliarsi subito. Sì, noi nello spogliatoio l'avevamo detto di tenere d'occhio il 10 che aveva un buon tiro, ma me l'ha dimostrato dopo 12-13 secondi. E volevo aggiungere che l'attaccante a me che mi ha impressionato di più fino a questo momento è stato quel Dimash, che davvero un giocatore ben dotato, non c'era. Per fortuna sì, è un giocatore dotato fisicamente e tecnicamente molto forte, un brasiliano credo sia. E poi insomma dalla fanzine del Borgo abbiamo appreso che tifa Corinthians. È un giocatore fantasioso, un giocatore potente che tira da ogni posizione, poi soprattutto difende molto bene la palla, quindi insomma un giocatore che io credo molte squadre vorrebbero avere. Beh, se ha quasi 30 anni, ha fatto carriera praticamente quasi esclusivamente in seconda divisione, qualche limite lo avrà, non so di che natura perché non lo conosco, ma lo avrà. Infatti Ivan mi diceva, mi conferma insomma le qualità di Dimash che qui vediamo in azione, peraltro brevilineo ma tosto, anche spalle alla porta, avete avuto delle difficoltà nel prendergli il tempo. No, come diceva Giusi, era molto bravo a difendere palla, un attaccante secondo me fino ad oggi è uno dei migliori che abbiamo visto, quindi è un buon giocatore completo, aveva un po' di tutto, forte, abbastanza veloce, un D'Antoni? Bel tiro. Che ha mancato quel gol clamoroso? Sì, no, secondo me lì davanti loro erano molto bravi, sia i due attaccanti che i due esterni erano molto bravi tutti quanti, poi si muovevano bene. Davanti, come diceva Serraiocco prima, si vede che era uno tra i migliori attacchi di questo girone. E i numeri parlavano chiaro. Sì. L'analisi del mister. In quell'azione lì che aveva saltato Santini, Sette, te Coletti non interveniva. No, era Chauvet. Cioè aveva paura forse di fare l'ammonizione. Coletti. No, se l'è portata lì, se l'è portata perché via. Perché è entrato fra i due. No, se l'è portata via con una mano là. Sì, no, questo è un giocatore, Dimas, io sono d'accordo con loro perché è un brasiliano, come tutti i brasiliani hanno i piedi buoni. Ma poi sa difendere la palla, fa salire la squadra. Mi ricordo un giocatore che ho avuto io tanti anni fa, mi ricorda Bresciani un po' tecnicamente, però questo ha più gambe, più forza. Bresciani stava all'età ormai 33 anni, cioè. Ma io sono pienamente d'accordo con Giusi, perché devo fare anche un elogio a Giusi per una cosa sola, che innanzitutto è diventato un tecnico, perché ragiona da tecnico, no? Perché è l'unica giornalista, ora devo fare un plauso, che viaggia con la macchina e si fa tutte le trasferte del terreno. Quindi, cioè, qua un sacco di giornalisti hanno a casa col termosifone e fanno i giornalisti. Invece lei si fa i chilometri. Mari, resta su Giusio, senza No, io ti ringrazio di questo. Certo, vorrei però dire una cose cosa: come stanno. Che vedere le partite dal vivo e poi magari rivederle con risultato acquisito è un po' diverso. Cioè, le emozioni perlomeno sono diverse. Insomma, io faccio tanti chilometri, ma gli faccio con piacere. Della partita, l'hai vista bene, sai leggere le partite bene. Perché? Cosa ti ha colpito? Perché da bambina che andava con il triciclo già andava in trasferta lei. Lei, la mamma e la sorella, quindi sì, è una famiglia tanti molto affiatata. Quindi ora è maturata, Giusy. Ormai ha fatto l'università, ormai. E invece il tuo occhio da tecnico, nel rivedere tecnico, la partita, secondo che me, spunto hai avuto, oltre me, il fatto del campo? Che secondo me devo dire una cosa, che senza dubbio il campo ha danneggiato molto il gioco di Cappellacci, perché lui gioca palla rasoterra, fraseggio molti passaggi, giustamente il campo gibboso, pieno di buchi, pieno di cose, non l'ha facilitato. Però è anche vero che loro hanno pressato, hanno approfittato di questo e ci hanno pressato, non ci hanno fatto ragionare a centrocampo. E la difesa ha subito un po', però se andiamo a analizzare un po', sembra un controsenso, però sto fatto che non ci siamo sbilanciati in avanti col gioco offensivo, diciamo che eravamo più coperti, perché se avessimo fatto una tattica di attacco a testa bassa, allora avrebbero avuto 50 metri di campo a disposizione, allora penso che ci facevano male, perché poi Dimas, avendo lo spazio, poteva veramente l'abbiamo visto quando ripartiva. Invece noi, questo fatto che la difesa è bloccata e siamo un po' abbottonati un po' a centrocampo, così non abbiamo dato tanta penetrazione. Io sono d'accordo su quello che dice Tonino, perché io ho avuto la sensazione nel secondo sembrava tempo quasi una tattica di Cappellacci non volesse scoprirsi, infatti non si è scoperto, perché è stato ho visto il Cese esempio a prendere i palloni sulla metà campo o anche sotto la linea mediana.
Invece se era Bocchi sicuramente la squadra sarebbe stata più lunga. Però sto fatto che era un po' compressi, anche la Slovenia ha giocato con grande quantità, insomma, no? Però loro erano più rapidi. C'è stato questo Santini che ci ha messo un po' la frusta perché è molto tecnico, sì. Un ragazzo interessante, no? È un altro giocatore che non dimenticherei, a me è piaciuto molto, più all'andata, mi è piaciuto Cacialli, il sì, numero Cacialli, 4, il mediano. Un grande giocatore. Che praticamente giocatore. Giocava mediano Cacialli. Sì. Sì. Insieme a noi. Mediano di rottura. Però e poi, diciamo, su davanti, sai, tanto là si è mangiato un gol, perché giustamente il portiere nostro, non lo dimentichiamo, che già ha fatto un grosso campionato l'anno scorso. Non ricordiamoci praticamente che ci abbiamo vinto un campionato, quindi... La sua giovane età, diciamo, ha dimostrato tutta che può essere anche pronto per altri, per fare salti di categoria. Quindi io glielo auguro tutto il cuore perché è un bravo ragazzo e perché è serio. Si allena con Di Bonifacio, lo vedo sempre attivo negli allenamenti insieme agli altri. Quindi ha buone possibilità di poter far carriera. Ieri sì, ha fatto degli interventi buoni, però li ha fatti anche in precedenza altre partite. Non è che adesso, ma ieri... Ieri forse si è evidenziato di più queste penetrazioni. È chiaro che la squadra che soffre fa 0-0. Sì, là è stato fortunato su quella respinta che ha dato. Il portiere va un po' in copertina. Esatto. No? Come ad esempio la partita del Fonte, Guidoni che ha puntato una palla per aria, palla sì, portiere battuto. Volevo chiedere al mister che cosa ha portato come appunti, visto che... Ma no, ho fatto gli schemi su questo libro di musica perché non c'avevo un foglietto davanti alla televisione e ho preso questo qua. Mia moglie si arrabbierà, però insomma... Allora, invece... Però ecco, diciamo anche merito anche a Speranza che come sempre dietro è vigile e al primo errore tampona sempre. Diciamo che la difesa è comportata bene. Infatti certo. Io voglio chiedere a Federico, il Teramo anche nel secondo tempo non ha mai tirato in porta. La partita ha provato a farla. Il problema è che non ci si riusciva e c'era poi quell'atteggiamento un po' di prudenza, cioè no. Non scopriamoci troppo perché questi appena ripartono per fanno non beccare male. I contropiedi. Quindi diciamo si è stati un po' condizionati nel fare la partita da questo pericolo imminente che loro portavano. Sì, sicuramente la loro pericolosità davanti ci ha inconsciamente, perché non è che l'abbiamo preparata così la partita, sì. Però forse ci ha un po' spaventati nel primo tempo e quindi poi io come con i tiri da lontano. Con i tiri lontano il primo tempo, però davano sempre l'impressione che potessero farci male. Sì, sì. E infatti un solo contropiede gli abbiamo dato, fondamentalmente è stata poi quella parata che l'altro ha tirato fuori a porta vuota. Quindi ti davano sempre l'impressione di essere pericolosi in qualsiasi minuto. Bravo, anche Ambrosini ha trovato difficoltà col campo così, perché lui è molto tecnico. Lo stesso di Stefano, anche a destra, insomma, è mancato un po' la spina sulle fasce. Però in fin dei conti mancavano Righini, mancavano Bucchi, Petrella, insomma sì, assenze ecco, mica da poco. A noi ci interessa la continuità dei risultati, inanellare più risultati possibili, ma non perdere e proseguire, anche perché abbiamo visto la Priglia che ha fatto un capitombolo, insomma non ci lamentiamo, anche perché io l'altra volta l'ho detto, quasi a fare come Giano Bifronte, cioè guardare avanti e dietro due teste, perché dopo tutto... Diciamo le ultime 5 stanno a 27 punti mi sembra, quindi non è che stiamo tanto lontani, 32 punti, stiamo galleggiamo, però insomma con ottimismo dobbiamo aspettare. È chiaro, il campionato è lungo e non ci si può perciò, fermare. Anche perché abbiamo visto il Fondi che si è rinforzato 4-5 elementi, ha fatto passare i guai al Chieti e anche l'Aquila poteva subire e perdere la partita, perché se non si mangiavano quel gol, no, la partita cambiava aspetto, anche la partita dell'Aquila. Poi ha trovato quel capolavoro di gol che ha fatto Infantino. Ecco. Però ecco, un campionato equilibratissimo, come il Pontedera punta a vincere il campionato, possiamo puntare pure noi, però prima guardiamo di salvarci il più breve tempo bene. Possibile. Poi ci torniamo sul discorso più generale del campionato perché abbiamo la scheda. Ora però... Sì, perché mister, vediamo che cosa invece pensa la stampa locale all'indomani del match esterno Teramo-Borgo-Buggiano. Con parole di carta che iniziamo con il ritaglio del Corriere dello Sport, queste sono le valutazioni, non ci sono voti particolarmente alti, ci sono alcuni 6,5 tra questi a Serraiocco, una piccola insufficienza per Novinic e De Stefano. Andiamo avanti,
Il centro nella prima pagina ha la fotonotizia con Federico Serraiocco che ha guadagnato insomma l'attenzione degli organi di stampa. Andando avanti, zoomiamo e vediamo. Teramo buon pari grazie alle parate di Serraiocco. Ed entriamo nelle pagine del centro. Teramo Serraiocco salva il pareggio. I biancorossi conquistano un punto a Lucca con il Borgabugiano e ora sono sesti da soli. Decisive le parate del portiere. E poi ancora nel dopo gara in sala stampa ha parlato il capitano Valentini, capitano per via dell'assenza di Andrea Bucchi. Valentini onesto, un punto guadagnato. Ci sono anche qui le valutazioni, le pagelle del collega che ha scritto da Lucca, 7 per Serraiocco, poi 6 e mezzo De Fabritis, 6 per Sciovè e Coletti. Andiamo avanti. Sufficienze piene anche per i centrali di Ferrani e Speranza, piccola insufficienza per Nominic, insufficienza più marcata per De Stefano che sostituiva Petrella. Il Messaggero, Teramo delude, rischia grosso con il Borgo, le grandi parate di Serraiocco mantengono lo 0-0. Poi nel dopopartita, qui fortunato il collega del Messaggero che ha avuto anche le dichiarazioni di Cappellacci che in realtà è andato via subito dopo la fine della gara. Ci è andata bene, dice il mister, potevamo perdere. Il tecnico biancorosso ammette le difficoltà della sua formazione. Vediamo un attimo le pagelle. Qui spicca l'8 per Federico. Ci sono alcuni 5 e mezzo a Coletti, Sciovè, Valentini e De Stefano. E poi ancora, andando avanti, c'è il tempo. Il Teramo schiera una difesa impenetrabile, pari prezioso col Borgabugiano. È un Teramo di ferro che lo ottiene un punto sul campo del Borgabugiano e continua a sperare nei playoff. Poi c'è la città e il tema non cambia. Serraiocco chiude la porta, le parate del portiere del Teramo decisive per il pareggio contro il Borgabugiano. Sto facendo un buon campionato, dice Serraiocco, tra un paio di mesi vedremo dove possiamo arrivare. Poi ancora, se non mi sbaglio, c'è anche sì, un riferimento sul mercato. La società smentisce le voci su Coletti al Sorrento, ultimi giorni per arrivare ad una mezzala. In effetti si era sparsa una voce di un interessamento del Sorrento nei confronti di Coletti, ma quanto ci risulta sono infondate queste voci che riguardano Coletti. Fammi sentire un attimo Serraiocco che insomma a volte è stato criticato, si prende una rivincita e c'è grande attenzione nei suoi confronti. Come vivi questa cosa anche alla luce di alcune polemiche, di alcune critiche che hai ricevuto, ma fa anche parte del gioco? Riesci comunque a mantenere una certa tranquillità, no, tra questi alti e bassi a livello di valutazioni? Sì, sì, vabbè, come non c'è un discorso di rivincite, mi sento come mi sentivo dopo magari qualche partita che mi hanno dato delle colpe. Non, come dico sempre, non ci sta da esaltarsi più di tanto nelle gioie e di abbattersi nelle difficoltà. Per a volte hai ritenuto fossero ingenerose o obiettive? Non ti vuoi sbilanciare? No, perché l'ultima volta che ho parlato poi c'è stato un caso per 2-3 settimane, quindi questa volta lascio rispondere a te. Va bene, va bene. Comunque insomma fa piacere perché poi come dice il mister tu lavori, credi molto in quello che fai. C'è Diego Di Bonifacio che ti guida e devo dire che i progressi si vedono anche a livello di personalità e non solo a livello tecnico. Sì, vabbè, io come carattere proprio che ho sono uno che si lascia scivolare addosso parecchie cose, non sono uno magari insomma, emotivo in campo, però neanche più di tanto. E poi i miglioramenti è normale che ci sono, comunque anche l'anno scorso rispetto all'inizio ho finito la grande. E quest'anno sta succedendo più o meno la stessa cosa, ma credo che sia normale perché anche l'adattamento a un nuovo campionato che non avevo mai fatto, comunque ho 19 anni, non è che ho 30 anni di esperienza, quindi piano piano facciamo tutto. Ecco, Giusy, io rischio di essere impreciso, ma non mi pare che in questo campionato ci siano tanti 93 in porta. No, infatti io stavo ascoltando quello che riferiva Serraiocco, secondo me, insomma, un ragazzo di 19 anni, ha la prima esperienza tra i professionisti e secondo me lui ha del carattere da vendere, insomma, oltre a essere bravo, oltre ad avere delle grosse capacità dal punto di vista tecnico, ben messo anche fisicamente, perché insomma ha tutti i requisiti per come si dice, poter fare il portiere. Io credo che insomma abbia da qui in avanti tutto da migliorare Serraiocco e quindi non ci dobbiamo sorprendere, anzi lo dobbiamo aiutare e soprattutto farlo crescere, l'ambiente di te lo deve far crescere. Poi non ci dobbiamo sorprendere se un giorno dovessimo così vedere Serraiocco in una squadra di Serie B e magari poi ricrederci su di lui, quindi lo dobbiamo aiutare a crescere. Si è parlato anche di sirene inglesi, io non so se a Federico sono arrivate certe voci, certe sirene, non so.
Hai qualcosa da dire a tal proposito? Glissi, pure qui. Sì, non devi parlare con me. E poi io vorrei anche fare, Andrea, un elogio sicuramente a chi allena Serraiocco e comunque i portieri che sono nel Teramo, perché io credo se Serraiocco si comporta così, riesce ad esprimersi bene, vuol dire che chi lavora con lui, insomma, è altrettanto preparato e fa sacrifici affinché si raggiungano risultati importanti. Mister, vuole aggiungere qualcosa? Volevo dire qualcosa sul fatto di Serraiocco, no? Perché no, Teramo c'è il palato fine per i portieri, no? Perché negli anni passati abbiamo avuto sempre portieri attardati anche di età, nel senso 28 anni, 27, l'unico maturi. L'unico Paoloni che era giovane pure, però non venne a 19 anni, ma aveva già 23, 24 anni. Però non sono abituato, forse il tifoso pensa sempre a quei portieri che abbiamo avuto in Serie C negli anni passati, tutti bravi, però sai, questo è un ragazzo di 19 anni e di colpo alla ribalta, ancora non si abituano a capire che è un ragazzo che ha tempo anche per migliorarsi e quindi ha una carriera anche luminosa. E poi dicevo un'altra cosa, per l'ultima per chiudere, il fatto di cappellarci la partita, che forse una tattica contingente, chiamiamola così, forse era quella di giocare sulla seconda palla cercando le punte e sa far salire il Brescia dalla squadra, ma non di molto. Però scusami, erano un po' più pronti per loro sulle seconde palle. Ecco, però a tal proposito vorrei dire una cosa, qualche giocatore del Teramo secondo me può darci di più, può crescere della condizione. Per esempio mi viene in mente un giocatore come Olcese, che è un giocatore che può dare molto di più. Io non lo vedo ancora in grande condizione. Domenica l'ho visto un pochino al di fuori della manovra. Probabilmente ha anche qualche difficoltà, forse in questo schema, ti chiedo a te, Tonino, in questo modulo, forse no, magari Olcese potrebbe trovarsi meglio in un 4-4-2. Cerca di rispondere sinteticamente dobbiamo andare in pubblicità. Cioè, io prima stavo finendo il discorso e mi hai fatto chiudere. Cioè, dicevo che Cappellacci, siccome è tenace sempre con quel fatto di giocare la palla rasoterra, forse una tattica contingente la potrebbe usare qualche volta, che non si può giocare, si lancia la palla e si sale con la squadra. Forse per questo diciamo che è difficile che lo possa fare. Però per quanto riguarda Olcese è un giocatore diverso da Bucchi, perché Bucchi è un vertice alto che praticamente fa il reparto da solo su davanti. Olcese è più attaccante secondo me, perché si abbassa, viene a prendere la palla, la copre, la difende, prepara diciamo per la finalizzazione. Per quanto adesso non lo so, Cappellacci non lo so, però potrebbe anche al limite giocare insieme, cioè, lui non giurerà del 4-3, non lo toglierà, però anche un 4-4-2 possono anche giocare insieme. Bene, ci fermiamo un attimo per una breve pausa pubblicitaria, ci troviamo qui tra pochissimo. Bene, se vi siete persi qualcosa, domenica scorsa per la 21ª giornata di campionato, tutto quello che è successo nel prossimo servizio di Andrea Costantini. Sarà la tentazione di gestire l'ampio vantaggio, sarà che a vedere la classifica e le motivazioni vengono meno, o sarà che l'ultima settimana con qualche tensione alimentata dal caso Montervino, 6 giornate di squalifica e 2 anni di DASPO per il capitano Granata, sta di fatto che la Salernitana si fa bloccare sullo 0-0 alla Recchi dall'Arzanese e manca la 9ª vittoria consecutiva. Qualunque sia il reale motivo, ci può stare che la lunga serie si spezzi, semmai quello che fa più specie è che il miglior attacco del campionato, per la seconda volta in stagione, era accaduto a Melfi, resta a secco. Il vantaggio sulle rivali resta abissale, anche se il Pontedera continua a fare molto sul serio e con una gara molto convincente tra le mura amiche del Manucci infligge una sonora punizione al Foligno, che peraltro aveva iniziato bene con il guizzo in mischia di Capitan Cotroneo, come ad Aprilia, ma rispetto alla gara giocata in terra pontina i falchetti soffrono il ritorno prepotente di un Pontedera che si permette il lusso di sciupare persino un rigore con il suo bomber Grassi. Il capocannoniere del girone però si riscatta e impatta a fine primo tempo, ad inizio ripresa tocca al gemello del gol a Righi firmare il sorpasso. I due centravanti Granata non si fermano e segnano un altro gol a testa, sancendo il poker dei padroni di casa. Incredibile il peso di questa coppia. Delle 29 reti segnate, ben 26 portano il nome di Grassi o Arrighini, quasi il 100%. Chi ha smarrito gol, risultati, gioco e identità è l'Aprilia. Contro l'Interreggio la squadra di Vivarini gioca una pessima partita e i calabresi in pieno recupero con Vicari piazzano il colpaccio.
Così il Poggi Bonzi può effettuare il sorpasso e insediarsi al terzo posto. Cinica la squadra di Polidori e trascinata, manco a dirlo, dal bomber Manuel Pera. Insomma, i big del campionato fanno la differenza. In Prota invece conferma di essere in un momento no, come tutto l'undici melfitano. Lui colpisce la traversa dagli 11 metri, Pera dal dischetto non sbaglia. E poi di rimessa va in fuga e raddoppia. Al Melfi resta solo il gol della bandiera di Simeri nel finale. Aggancio all'Aprilia invece per l'Aquila, che affondi centro da pronostico, la seconda vittoria consecutiva, ma l'1-3 del Purificato non tragga in inganno, perché i rossoblu hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie. Benché Umberto Improta avesse spianato la strada ai suoi, il Fondi ha reagito fieramente, pareggiando con Romani e sfiorando anche il clamoroso sorpasso. A togliere le castagne dal fuoco ci ha pensato Infantino con una strepitosa girata. Nel finale, prima gioia in rossoblu anche per Francesco Ripa. L'Aquila stacca le cugine. Il Teramo deve accontentarsi dello 0-0 a Lucca contro un Borgo Abugiano intraprendente e più volte minaccioso. Teramo poco pungente e tenuto in piedi dalla sua solidità difensiva, che mantiene intatta l'imbattibilità nel 2013. Cade il Chieti a Campobasso, condannato dalla sequela di errori in appena 10 secondi di Marchesini di Legnago, culminata con l'espulsione di Bigoni e il rigore trasformato da Di Vicino. Raddoppia il bomber Maiella. Il Chieti, senza De Sousa, sbaglia troppo sotto porta e resta a mani vuote e fuori dalla zona playoff. Senza fine la picchiata della Versa Normanna, che tra cambi in panchina e inorganico continua a infilare sconfitte. La quinta consecutiva, l'ottava nelle ultime 10. Ne approfitta il Gavorrano, finalmente a punti tra le mura amiche. Zane, l'esordiente Carraro e Losicco infilano i casertani, che salvano l'onore con Ricci in zona Cesarini per il definitivo 3-1. Infine lo 0-0 del Tursi tra Martina e Vigor Lamezia accosta la panchina a Pino Di Meo. Per invertire la rotta è stato richiamato Francesco Bitetto, il tecnico della promozione in D della scorsa primavera. E Pino Di Meo è un amico di TV6, ci dispiace quello che è successo. Abbiamo visto camminare lentamente uscendo dal Tursi per l'ultima volta, perché è stato esonerato. Chiedo a Ivan, no? Tu che sei stato a Martina, insomma, era un po' nell'aria questo avvicendamento? C'era nell'area da un po', poi già mi sa contro di noi, mi sa che c'era stato un ultimatum al mister, poi invece non l'hanno mandato via. E... lui è pugliese, mi sembra. Lui sì, è pugliese di Trani. Che pensi? Ci sta, Martina purtroppo non fa risultato da un paio di mesi. Sì. Fece un grosso campionato Giuliano. Anche a Vasto. No, molto grintoso, un allenatore motivatore, senza dubbio. Però sai... la vita del tecnico è così. Allora, a Federico e a Giussi, con l'aiuto della schermata, vediamo un po' risultati e classifica. Un commento da Federico su questo girone B, insomma, cosa pensi per la lotta al vertice, ma anche per la parte bassa? Chi vedi come favorito, magari per il secondo posto, perché per il primo la Salernitana ha fatto il vuoto, e per la zona bassa come vedi le cose? Allora, per la parte alta penso che il Pontedera sia una di quelle più attrezzate. E anche quando è venuta qui, magari ecco, abbiamo perso con l'Aprilia 3-0, però il Pontedera mi ha dato più un'impressione di una squadra solida, quindi credo che il Pontedera e anche l'Aquila, però all'Aquila non ci abbiamo giocato, però da quello che vedo pure è una bella squadra, magari non so adesso che come succederà organico. Come organico sulla carta è anche più forte il Pontedera. Arrighini e Grassi 26 gol sui 29 del Pontedera. Questo dimostra che comunque chi ha dei bomber in questa categoria è avvantaggiato. Questo dimostra quanto Bucchi, ad esempio, esatto, potesse essere determinante a un certo livello se ci fosse stato con continuità nella prima parte della stagione. Sì, no, beh, io sono in linea di massima d'accordo su quello che diceva appunto quel giocatore, cioè voglio dire, insomma, secondo me la Salernitana ha qualcosa più delle altre, però io vedo molto bene l'Aquila, mi è piaciuta molto, una squadra forte, una ottima rosa, giocatori esperti. Mi ha colpito molto anche il Poggi Bonzi. Attenzione, il Poggi Bonzi nelle ultime 6 gare, la squadra che ha fatto più punti, 14, prima la Salernitana, poi il Poggi Bonzi con 14 punti e poi il Teramo con 13 nelle ultime 6 gare. Quindi Poggi Bonzi sicuramente un avversario da tenere d'occhio, anche il Pontedera a questo punto. L'Aprilia è un po' in fase calante, il Teramo secondo me è la sorpresa. Mi sembra proprio in crisi. È proprio in crisi, ora si parla di il Teramo, è la sorpresa, perché il Teramo ora è nei playoff, è sesto, ha distaccato anche il Chieti. Al di là di come dovesse finire questo campionato, secondo me ha fatto benissimo, sta facendo bene il diavolo, e, anche perché insomma, considerando i propositi e gli obiettivi con i
quali la società era partita, cioè di una salvezza tranquilla, io credo, ci voglio credere che questo Teramo riuscirà, insomma, alla fine a centrare questo obiettivo dei playoff, e sarebbe davvero un grosso successo per una neopromossa appunto come il Teramo. Ivan, il tuo collega Manuel Ferrani da questa estate parlava, insomma, anche di playoff, cioè lui ci ha sempre creduto. Tu ti allinei anche alla luce del rendimento della squadra e di questa classifica, o vuoi essere ancora un po' più prudente? No, ma io sono magari non vedo alla lunga, sono uno che guarda domenica dopo domenica, però se continuiamo a far bene sicuramente magari può arrivare qualcosa di importante, però ripeto, io penso a domenica dopo domenica, a vincere ogni domenica, poi si vedrà. Bene, diamo ora spazio un po' ai nostri amici telespettatori con i primi messaggi. Parto io. Buonasera, volevo dire che il Teramo è molto fortunato fino a che dura Massimiliano. Vabbè. Che dici tu, Caterina? Ma io non penso, guarda Andrea, io non penso che sia solo questione di fortuna, sinceramente. Io penso che abbiamo degli ottimi elementi. Assolutamente sì. Fortuna è quello che ci vuole in tutte le cose nella vita. Poi il riferimento a domenica magari è l'occasione di D'Antoni, che ha sparato alto a porta vuota, lì c'è stata fortuna. Poi ma chiaramente non si può ricondurre tutto. Difficili, però assolutamente sì. Vai tu. Dai presidente, riprendiamo il grande Davide Borrelli. Domenica ha segnato, mi sembra. Domenica ha fatto un grandissimo gol che ha deciso la gara tra Ancona e Vispesoro. A proposito, ora leggiamo questo messaggio, però poi ci fermiamo un attimo per dirvi un'altra cosa. Dateci notizie di mercato. Secondo me manca veramente un tassello giusto al centrocampo per fare il definitivo salto di qualità e puntare a traguardi insperati all'inizio. Il DS di Giuseppe è all'opera, però è molto difficile che si faccia un colpo a sensazione. Anzi, possiamo escludere che il colpo a sensazione ci sia, non ci sono al momento, diciamo, le condizioni perché questo avvenga. Si sta lavorando magari per fare uno scambio, però ecco, i tifosi del Teramo non si aspettino il grande colpo, a meno che il presidente Campitelli non voglia fare un grosso sforzo e regali a questo punto a Cappellacci un elemento di categoria superiore. Ma altrimenti ora hai gelato la platea, Andrea, dicendo che non ci sarà un grosso colpo. Botta di realismo. In effetti è molto difficile, anche perché non ci dimentichiamo che sono arrivati già Olcese e Ambrosini ed è stato un altro forte investimento. Questo non va dimenticato, non perché siamo arrivati a dicembre non vuol dire che non ci siano stati rinforzi, sono due rinforzi importanti, giusti? Quindi secondo te ci dovrebbe essere uno scambio tra Foglia, che potrebbe, diciamo, lasciare Teramo? Io non credo però, che il Teramo, io credo che questa squadra non ha bisogno di qualche grosso nome, cioè la squadra è già forte, è già abbastanza forte così. Ora, se proprio ci vogliamo mettere la ciliegina sulla torta, insomma, però bisogna sempre non dimenticare gli obiettivi, sì, sui quali, insomma, con i quali la società è partita. E poi bisogna anche sempre... Non dimentichiamoci che c'è una prossima stagione molto complicata da decifrare. Andrea, non dimentichiamoci anche che bisogna sempre fare i conti con il budget e con il bilancio della società. Qui bisognerebbe sentire il presidente Campitelli. Perché, insomma, prendere dei grossi giocatori vuol dire anche sostenere dei costi. E bisognerebbe allora alleggerire un attimino un pochino la rosa, magari privarsi di qualche giocatore, di qualche stipendio, per cercare di magari di acquistare qualcuno come i tifosi vorrebbero, qualche grosso colpo, non so. Qui ora... Però è difficile che questo super colpo ci sia, se qualcuno magari lo ha sognato, diciamo che è molto difficile. Però può darsi che nelle prossime ore arrivi qualcuno, ma è estremamente complicato, a meno che non si riesca a combinare uno scambio che potrebbe vedere coinvolto Fabio Foglia, che è il principale indiziato, non fosse altro che per il suo rendimento, che non ha chiaramente soddisfatto fino ad ora. Ma ciò non toglie che Foglia tra tre giorni possa essere ancora un giocatore del Teramo, e a quel punto magari sgravato da ulteriori pressioni, dal fatto che può andare via, non può andare via, lui si risente pienamente un giocatore, certo, del Teramo, e magari può esprimere quel talento che gli viene riconosciuto, ma che finora non si è riuscito ad esprimere. Quindi, magari da qui in avanti possa far bene, chissà, possa diventare l'arma in più del Teramo. Foglia, potrebbe essere anche lui il colpo di mercato. A proposito, fammi dire che sul fatto del gol di Borrelli, ancora battuto la Vispesaro, c'è un ricorso della Vispesaro, sì, per la posizione irregolare di Bellucci. Sì, perché non si può fare trasferimento di dilettanti
dai professionisti. Sì, lì ci sono dei cavilli, ora saranno analizzati. Sa che perde la partita. Ma l'Ancona rischia di perdere la gara con la Vispesoro e di avere anche dei punti di penalizzazione per le gare precedenti in cui Bellucci ha giocato. Davvero non è un momento per Luca Bellucci, che è andato via da Teramo, è sceso di categoria, ora arriva questa tegola. Se sarà poi il giudice sportivo, se la convaliderà, insomma, se darà ragione al ricorso della Vispesoro. Quindi l'Ancona potrebbe avere questo... Una chiosa sul fatto degli acquisti, sì. Nel senso che secondo me prima di pretendere bisogna dare. Primo acquisto che bisogna fare il Teramo, secondo pubblico. Me è il pubblico. Perché insomma non si può pretendere sempre, cioè cominciamo ad andare allo stadio a incoraggiare la squadra, a portarla su con il tifo. Qualche spettatore in più nell'ultima partita in casa c'era, ma ancora allo poco. Allo stadio vecchio però. Era il pubblico, era il 12° giocatore in campo. Con questo tengo a precisare un'altra cosa, se possibile hai 10 sì. secondi. Siccome dicono che io critico sempre il campo di Teramo, io non ce l'ho né Cantagalle né col cambio. Io dico che il campo di Teramo è bellissimo, perché una struttura così, e Teramo se la sognava, insomma, no? Però sai, io, una cosa personale mia, che a me piace più il campo in erba, però non è detto che questo è un bellissimo campo, e a livello proprio, no? Tutti quanti ce lo invidiano. Quindi non è, questa è una questione soggettiva che non è che cambia, capito? A proposito, voi nello spogliatoio fate commenti di questo genere, non ti chiedo di uscire allo scoperto chiaramente, Ivan, però sul fatto che può arrivare qualcun altro, pensate, fate queste considerazioni o... No, assolutamente no, noi pensiamo a noi stessi, noi siamo una squadra comunque completa, poi se arriverà qualcuno ben venga, però non facciamo nessun commento, niente di ciò. No, noi Federico pensiamo solo a fare il nostro lavoro. Poi. Conferma Federico? No, io confermo, anche perché comunque conosco Fabio anche da quando stavamo due a Pescara. E le grandi qualità che gli vengono riconosciute effettivamente le ha, io le ho viste, quindi so che lui è un giocatore forte, anche perché non fai 30 presenze in C1 se non sei bravo. Magari quest'anno per mille motivi non riesce ancora a esprimersi, ma se lui si mette a regime sarà veramente lui il grande a cui il grande colpo che ti ha detto che non ci sarà potrebbe essere lui. Ecco, prima questo è importante. Poi deve trovare uno che dimostra... sta già in palla, che è allenato, si deve inserire nel contesto del gruppo. Ma quello che diceva Serocchio è importante per la solidità e la compattezza del gruppo. Su no? Questo, se voi ci fate caso, questo è importantissimo, insomma, per ottenere certi risultati. A proposito, Bucchi e Petrella, la scorsa settimana parlavamo insomma di questo Teramo che aveva ritrovato questa forza offensiva. Purtroppo, dopo l'infortunio di Bucchi, il mercoledì è arrivata questa tegola di Petrella. Ivan, per quanto riguarda Mirko Petrella, probabilmente l'infortunio non è di questa enorme portata, anche se lo terrà fuori per qualche altra settimana. Sì. Per quanto riguarda Bucchi, almeno un altro paio di settimane senza allenamento. Sì, penso che Andrea un altro paio di settimane deve stare fuori, purtroppo. Poi, e Mirko, come dici tu, non dovrebbe essere così grave come si era pensato all'inizio. Abbiamo parlato con Mirko, lui addirittura è ottimista, pensa di poter anche essere disponibile per l'Aquila. Staremo a vedere. Per Bucchi forse la trasferta di Poggi Bonzi, cioè la domenica dopo, potrebbe essere quella del ritorno, ma queste sono delle previsioni ottimistiche. Il problema è che l'Aquila a settembre mantiene, Petrella può anche fare un sogno, ma se comincia a piovere, che il terreno è in erba pesante, è un rischio. È un rischio, è vero, perché poi è chiaro che il clima è abbastanza rigido. Allora, stavamo vedendo i messaggi, allora possiamo riproporli, grazie ovviamente sempre a Marco Pedigoni in regia, a Gilberto Marinozzi alle camere. Dateci notizie di mercato. Allora, questo l'abbiamo. No, secondo è un altro. Me manca veramente un tassello giusto a centrocampo per fare il definitivo. Ah, sì, questo l'abbiamo già letto. Allora passiamo a quello dopo. Vai. Per Serra, domenica sei stato fantastico. Un abbraccio ubiubi.it. Ubaldo. Grazie Ubaldo e Federico ringrazia. Allora, un grazie di cuore a Federico Sereocco, che finalmente mi ha fatto capire di che pasta è fatto. Beh, ci fa piacere che insomma possa ottenere questi consensi Federico, perché insomma qualità ce l'ha. Ivan Speranza, un mito vivente. Addirittura mito vivente. Grazie. Che è Gambino che scrive la mattina. magari sì. Bene, prossimo. Caro Costantini, da quando in trasferta vai con Benedetto ti sei ingrassato per tutte le merende che l'amico ti prepara. Grandissimo Benedetto, confermo che dal punto di vista culinario è una bomba, quindi sempre presante il buon Benedetto. Ridi, Tomino. È un mito, presente dal Medioevo che sta del tempo. È vero, poi
I suoi aneddoti in macchina sono davvero un ospizio. Guarda, dovremmo accendere la telecamera e filmare e poi riproporre, perché... Ma poi non è che è solo calcio, lui è... Lo so. Tutte le parti, è imprezzemolo. Sì. Anche il basket, è Teramano proprio doc. Teramano vero. Salutiamo Benedetto Presante, che sicuramente ci starà seguendo, e l'appuntamento sarà la prossima trasferta, magari non dico L'Aquila perché è quella vicina, ma per Poggi Bonsi. Che non l'ho chiamato al telefono, ma ho detto oggi. Ah. Perché non mi hai chiamato? Perché volevo sapere, per sapere notizie. Per Poggi Bonsi è prenotato il buon Benedetto. Prossimo messaggio, vediamo un po'. Il problema di domenica è che mancava Righini. Avete capito che senza di lui il centrocampo è statico? Valentini, Novinic, vendiamoli. Oh, io non so se è lo stesso tifoso, ma anche domenica e anche martedì scorso sono arrivati messaggi Righini e poi vendiamo Valentini, Novinic. Come mai c'è questa fissazione? Sono riconoscenti, perché Valentini ha tirato la carretta fino a 2 mesi fa, si è infortunato, poveraccio. È uno del in allenamento poi si è infortunato. Io vorrei spezzare qui una... Ma Valentini quando gioca da sempre tutto, quindi è ingeneroso sto... Secondo me, è un'email fatta... Beh, anche domenica Michele, è vero che deve ritrovare il ritmo partita, ma ha corso. Senza dubbio è un bel giocatore, però quelli che mancano sono sempre più bravi. Diamo tranquillità a quelli che giocano pure. Sì, Valentini domenica non si è espresso al massimo delle proprie potenzialità, ma perché insomma credo era da 20 giorni, un mese forse, insomma, fermo, quindi bisogna dare tempo a un giocatore di recuperare. Però insomma, non ci dimentichiamo che Valentini l'anno scorso ha fatto un grosso campionato, ora non può essere all'improvviso diventato un brocco, voglio dire, insomma, rendiamoci anche conto. Anche Righini, mi pare che molte persone non credevano in questo giocatore. Righini era invece è uscito fuori e allora questo sta a significare che bisogna dare tempo ai giocatori. Appunto, quindi bisogna dare tempo ai giocatori di entrare in contatto. Questi sono giocatori anche complementari, perché hanno giocato e possono tranquillamente giocare insieme, non è che l'uno esclude l'altro. Certo, no. Poi è una squadra nuova, sono anche giovani. Righini può ricoprire più ruoli, senza dubbio, perché può fare pure il mediano, fa la mezzala. Però anche lo sloveno, diciamo che non è, sta giocando pure bene. Per quello che chiede Cappellacci, ha fatto 17 partite, vuol dire che presenze, vuol dire che l'allenatore ci crede. Altri due messaggi, poi ci fermiamo con gli sms e riprendiamo nel corso dell'ultima parte. Il 9 febbraio inizierà il vostro tracollo, forza L'Aquila, il nostro amico o uno degli amici che ci segue dall'Aquila. Speriamo intanto che sia... Questo è un sintomo di paura. Io penso che ci sia il giusto rispetto da parte dell'Aquila, che chiaramente ha una taglia superiore. Ti posso dire una cosa mia? Dimmi. Per me l'Aquila, io la ritengo superiore alla Salernitana. Allora, vuoi sapere la mia? Per quanto riguarda la seconda divisione, dalla Cintola in su l'Aquila ha un dream team. Non ha una squadra la normale, ha un dream team. L'Aquila ha avuto quel processo fatto dell'allenatore che ha svolto, quel momento di cose. No, che c'ha da invidiare? L'Aquila è fortissima. Cosa c'ha da invidiare alla Salernitana? L'Aquila non lo so. A mio avviso manca un po' di compattezza, che però va trovata col tempo, anche perché ci sono diversi innesti che sono però stati sicuramente falsi. Però la squadra tecnicamente, il gol di Nicola ha fatto una grossa squadra. È una squadra forte, me. Però a mio avviso, per quello che ci hanno detto i risultati, fino a questo momento è mancata un pochino di continuità l'Aquila. No? Ha avuto ottimi momenti, poi ma qualche ha avuto pausa. Anche arbitraggi un qualche po', pausa. No? Le ha avute anche un po'. Ha avuto forse probabilmente anche delle disavventure, dei momenti che ha grosse disponibilità. Attenzione, l'Aquila. La società è sana. Sì. E quindi però ogni tanto si gioca un po' col freno a mano tirato. Volevo dire che l'Aquila ha perso anche dei punti in maniera sfortunata, cioè è stata anche sfortunata come squadra, quindi probabilmente qualche punto in più forse e poi non ci dimentichiamo che Teramo e l'Aquila devono recuperare una partita, ora bisognerà vedere anche su quale campo sarà disputata questa partita, se un campo dire, un campo asciutto, magari un campo pesante, quindi la squadra più tecnica sarà un po' penalizzata, quindi bisognerà vedere tante cose. E insomma, sarà comunque un grande derby, anche perché se dovessero vincere anche domenica sia Teramo sia l'Aquila, quella partita è... Se vinta da una delle due potrà avere un risvolto molto molto importante. Un po' più di coraggio Gianni, secondo me, perché c'ha in mano una grossa squadra. Allora, io direi di vedere qualche gol di questo bomber che abbiamo qui vicino, che si chiama Ivan Speranza, perché abbiamo ricacciato qualcosa. Perché Ivan, si è parlato molto di questo Teramo che porta in gol i difensori e noi però poi scopriamo, no, andando a frugare, che... certi giocatori come te poi il vizietto del gol lo hanno,
Qui torniamo indietro con la maglia del Gaeta, sì. Questo è un gol in un Forti Strani Gaeta, quindi a casa di Pino Di Meo hai fatto, sì, hai fatto gol. Poi troviamo altri gol sempre con la maglia del Gaeta, più quelli che hai segnato con la maglia del Teramo. Com'è l'Ivan Speranza da centravanti? Beh, ogni tanto... Guarda che zampata mancina qui. Soprattutto sui calci d'angoli magari sfruttiamo questa dote, diciamo. Ma nel settore giovanile sei nato come difensore o come attaccante? No. Prima sempre come difensore. Senti, quanta attenzione c'è da parte del mister nella creazione di situazioni di gioco che vi possano avvantaggiare, non so, i blocchi, tagli e quant'altro? Sì, no, ci alleniamo molto su queste cose, su questi schemi, quindi c'è molta attenzione, il mister cura tutti i minimi particolari possibili e immaginabili per metterci al nostro agio poi per segnare. Senti, tra i gol che hai segnato, qual è quello che ricordi con particolare affetto o piacere? Ma questo della Mezza sicuro, forse il momento magari che stavamo attraversando non bellissimo, quindi... Secondo me è quello più... anche quello di Trani. Poi far gol a Vigor quest'anno soprattutto è tutt'altro che facile, perché hanno una difesa d'acciaio. Sì. Quindi li hai sorpresi proprio con quel colpo di testa. Giusti, no? Su Ivan, ma anche gli altri in versione goleador, diciamo, questi difensori. Mi stavo chiedendo, insomma, tra Ivan Speranza e Ferrani, quale dei due è più forte, diciamo, di testa. Io dico entrambi, insomma, perché fanno paura quando si sganciano in avanti. E naturalmente voi vi allenate soprattutto il sabato su questi schemi, Ivan, insomma fanno paura, ma io ritengo che sia in difesa il Teramo ha una bella difesa, insomma difesa quadrata, il reparto che anche quando il Teramo non gioca bene non riesce ad esprimere il proprio gioco, però la difesa è sempre insieme forse al centro è quel, diciamo, il reparto che si salva, no? Sempre. Poi abbiamo due difensori, insomma, anche dalla statura ben messi, capaci di mettere in crisi le difese. Io sono del parere che individualmente i difensori sono tutti bravi, però diciamo che la difesa della nostra squadra, sai qual è? Il possesso palla, perché se il Teramo fa 15-16 passaggi, gli avversari fanno 16-15 scatti e soffatichino di più, cioè praticamente la difesa che fa Roberto secondo me è quello di mantenere sempre il pallino del gioco, e questo stanca l'avversario. Sì, e loro si facilitano il compito anche a loro perché fanno da filtro, no? Il possesso palla è anche la tecnica, la senza base, dubbio. No? Chiaramente. Per poter palleggiare, poter fare un fraseggio. Dobbiamo fermarci. Il Teramo questo lo fa molto bene. Anche se domenica, purtroppo, però io vedevo un Teramo un pochino lento, un po' spento. Avrei preferito vedere, certo non si può sempre giocare al massimo, questo è anche vero, dopo le tre vittorie ci può stare un pari. Prendiamolo, accettiamo il risultato. Assolutamente. Questo è media campionato. Ci fermiamo. Ci fermiamo un attimo per l'ultima pausa pubblicitaria, ci troviamo qui tra pochissimo. Bene, in questo girone di ritorno il Teramo domenica prossima ospiterà il Fondi. Vediamo che tipo di campionato sta affrontando questa squadra. Ha dato segnali di vita da non sottovalutare nelle ultime partite. Benché il Fondi sembri una delle principali indiziate alla retrocessione diretta, la compagine sudpontina ha messo sul piatto tanto orgoglio. Chiedere alle cugine abruzzesi Chieti e L'Aquila che sì hanno vinto le rispettive partite, ma sudando e come, e arrivando alla svolta del match nei finali. A conti fatti però, per il Fondi è arrivata la seconda sconfitta consecutiva, l'ottava nelle ultime 9 partite. L'auspicata inversione di tendenza dunque non c'è stata. I numeri parlano di ultimo posto con 12 punti, 3 vittorie, 3 pareggi e 15 sconfitte, terzultimo attacco con 20 gol e peggior difesa con 39 reti subite. È anche per questo che nelle ultime ore si è parlato di un nuovo avvicendamento in panchina. C'è stato un abboccamento con Stefano Sanderra per la sostituzione di Nicola Provenza, ma l'ex allenatore dell'Aquila ha declinato. Una stagione molto complicata, sin da quest'estate, con tanti conflitti tra staff dirigenziale e tecnico che si sono ripercorsi sull'allestimento della rosa e su un inizio quindi avaro di soddisfazioni. Così, dopo le prime 6 partite, con all'attivo appena 2 punti, è stato esonerato Lezionino Capuano, il tecnico della
salvezza centrata l'anno prima e al suo posto è stato chiamato un altro salernitano, Nicola Provenza. Quasi contestualmente, a metà ottobre, è stato ingaggiato un nuovo direttore sportivo, Ciro Raimondo, ma al di là di un paio di lampi a Martina e con l'Arzanese, grossi benefici non ve ne sono stati, tanto che a dicembre, all'indomani della sconfitta con il Borgo Abugiano, la società ha richiamato Capuano per una esperienza brevissima durata lo spazio di una partita. Il pesante rovescio interno col campo basso e le seguenti contestazioni hanno spinto l'estroso allenatore alle dimissioni, facendo di nuovo spazio a Provenza. Nel frattempo la riapertura del mercato ha portato alla prevedibile rivoluzione: via in sette Fedi, Mucci, Cuciniello, Esposito, Naglieri, Baccaro e De Giorgi. Allora dovrebbe aggiungersi anche il difensore Cuomo nelle prossime ore. Gli arrivi sono stati i difensori Cirina dal Casale e Iovinella dalla Versa. Per la mediana, Romano dall'Ischia e l'ex celanese Giannusa dal Fano. A novembre era già arrivato Giardina. Per l'attacco il 93 dal Frosinone Paganini. A Teramo il compito di monetizzare il turno casalingo, avendo ben presente come è andata a Piano d'Accio quando sono arrivate le ultime della classe. Il Fondi, che all'andata perse 0-1, gol di Petrella nella ripresa, giocava a tre dietro. A Teramo, salvo stravolgimenti, si presenterà con il 4-4-2, il 39enne Capecchi in porta, Pacini, Cirina, Palumbo e Iovinella in difesa, mediana con Giannusa, Romano, Rossini e Paganini, davanti Prisco con il bomber Guidone, espulso all'andata e con all'attivo Novereti. La variante dell'ultima partita è stata la presenza di Giardina per Prisco per un assetto più coperto. Bene, in collegamento telefonico Ciro Raimondo, direttore sportivo del Fondi. Buonasera. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Buonasera direttore. Allora, intanto il clima com'è? Immagino non ottimale vista la situazione di classifica, ma questo Fondi crede ancora in questa rincorsa molto difficile, rincorsa salvezza? Come dite voi, in effetti sì, è difficilissima, però non bisogna mollare. La società ha fatto tanti sacrifici e quindi bisogna fino alla fine cercare di fare più punti possibili, poi tiriamo le somme, vediamo un attimino a cosa siamo arrivati. Avete fatto una sorta di rivoluzione nell'organico, perché sono andati via in 7-8, sono arrivati quasi altrettanti giocatori. Sì, andava fatto, perché in effetti cambiando il modulo, perché con Capuano in effetti all'inizio, che io non c'ero, in effetti si giocava a 3 in difesa, come dicevate prima, a 5 a centrocampo, 2 in attacco. Adesso il modulo è cambiato e abbiamo cambiato dei giocatori, poi ci voleva un pochino di esperienza in più, prima era abbastanza giovane la squadra, adesso c'è un poco più di esperienza. Ecco, l'esperienza con i vari Cirina, Giannusa e Giardina, sono questi gli elementi che avete preso per dare un po' più di esperienza alla squadra? Perfetto, perfetto, perfetto. E invece Guidone, perché si era anche parlato, perlomeno avevo letto, di un Guidone in partenza, il vostro bomber lo avete tenuto? No, ma non, questa era una voce infondata, non era vero, in effetti non è stato mai messo in discussione Marco, e infatti noi siamo lì su a Milano per concludere altre cose in uscita, però non in entrata, e Marco ha chiesto di rimanere, cioè volendo, qualche società di C1 si era affacciata, però in effetti il ragazzo ha chiesto di rimanere, vuole provare fino alla fine a tirar fuori sto Fondi da questo baratro insieme agli altri. Che aggiungiamo anche Capecchi, che sì, è un giocatore molto 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 esperto, quindi e poi Cuomo, prima sentivo sì. Cuomo in partenza, Cuomo non è in partenza, dovrebbe capitare di trovare una società che richiede Gigi, allora uno farebbe un altro tipo di discorso, ma noi abbiamo tolto già Fedi come difensore centrale, quindi Cuomo resta con noi. Ribadisco, se poi eventualmente esce fuori una società interessata a Gigi, uno potrebbe prendere in considerazione, però chiaramente prendendo qualcun altro. Per queste ultime ore avete qualche colpo ancora in canna o siete a posto così? Noi andiamo su a Milano per togliere qualche calciatore, è chiaro che potrebbe esserci qualche scambio, perché purtroppo i calciatori si muovono solo così in questo momento con degli scambi, quindi andiamo su a valutare, a vedere, poi vediamo un attimino. Quello che potrebbe essere utile a noi è quello che praticamente possiamo dare agli altri. Direttore, un commento a chiudere sul prossimo vostro avversario, cosa sapete del Teramo, che gara vi aspettate? Noi in effetti purtroppo per noi siamo ultimi, quindi per noi sono tutte squadre, tutte finali, e domenica ce n'è stata quella trascorsa, in effetti l'ultima, che da un possibile
2-1, 3-1 per noi, alla fine l'abbiamo persa. Chi ha visto le immagini chiaramente può tranquillamente riscontrare quello che è successo con Chieti. A Chieti magari se non c'è nulla il gol, che stavamo un metro e mezzo dietro alla linea del gioco, chiaramente è un'altra gara. Purtroppo ci gira pure un po' male, un po' è colpa nostra. Veniamo a Teramo per cercare di fare più punti possibili, consapevoli di affrontare un'ottima squadra, quindi sicuramente non sarà una partita facile, sicuramente siamo consapevoli di affrontare una squadra molto 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 ben attrezzata. C'è il nostro opinionista, il mister Tonino Luzzi, che vuole fare una domanda. Vai mister. Grazie. Beh, come mai Prisco non l'avete utilizzato, diciamo, domenica a Chieti sì e contro l'Aquila no? Avete rinforzato più il centrocampo. Pronto? Forse è caduta la linea. No, pronto. Ah, ecco qui. Pronto. Prego, direttore. No, sentivo benissimo. No, diciamo che il mister in effetti ha utilizzato Paganini. Sì. Mi sente? Sì. Ha utilizzato Paganini, che doveva fare l'esterno, il Romano sulla tre quarti. Sì. Quindi giocando così, diciamo, abbiamo rinunciato a una prima punta, ma abbiamo messo due giocatori con più corsa. È chiaro che poi inizi la gara, dopo 5 minuti perdi già 1-0, allora ti scombussola un po' i piani. Con l'innesto di Prisco sicuramente è cambiata la scena, abbiamo pareggiato, abbiamo avuto l'opportunità di fare il secondo e anche il terzo gol, non siamo stati bravi. Poi esce fuori chiaramente l'infantino di turno, che con un euro gol in effetti ha chiuso la partita. Certo. Il terzo gol chiaramente è una situazione che stavamo un po' sbilanciati per cercare. Beh, certo, il gol mancato da Guidoni, insomma. Gol mancato da Guidoni, la gran parata del portiere, sul colpo di testa di Prisco, insomma, dai, tutto sommato gira male, non sono attenuanti, perché gli errori nostri noi ce la mettiamo tutta in effetti, anche a fare gli errori, quindi è un momentaccio, bisogna cercare di fare. Restano 13 gare, vediamo di fare più punti possibili e poi alla fine vediamo. Grazie direttore, è stato gentilissimo, in bocca al lupo, ok? A lei, saluti a tutti e una buona serata. Grazie, buona serata direttore. Giusi, il monito è, io lo dico già da domenica scorsa, è vedere cosa ha fatto il Teramo nelle precedenti gare, il casalinghe contro le ultime in classifica, e si capisce che questa partita non va sottovalutata. Ma io credo assolutamente di no. Chiaro, il Fondi se ha perso 15 partite, ne ha vinte 3, ne ha pareggiate 3, insomma dei problemi li deve avere, però io riprenderei proprio le ultime parole del direttore sportivo, che diceva: per noi da qui in avanti saranno tutte finali, ci ha detto, quindi attenzione, perché a Teramo loro avranno tutto da guadagnare, nulla da perdere, giocheranno come se fosse una finale, ma io credo che il Teramo però sia consapevole del fatto, a rispetto per l'avversario anche se ultimo, e sia consapevole del fatto che deve affrontare questa gara con grande attenzione. Chiaramente è una gara sulla carta semplice, il Teramo deve soltanto vincere, non altra scelta, vincere, poi se il Teramo dovesse vincere no, non è che ha fatto chissà quale impresa, perché voglio dire, bisogna soltanto vincere, però sono partite comunque che vanno giocate, vanno affrontate con attenzione, perché sono partite sempre difficili, tutte le partite sono difficili, quando bisogna vincere a tutti i costi è sempre difficile. Io credo saranno d'accordo con me anche Serraiocco e Speranza. Sì, li sentiamo più tardi su questa considerazione, sì. Io ora voglio vedere, prima abbiamo assemblato un po' di gol di Ivan, ora in questa clip ci sono alcune parate fatte quest'anno da Federico, vediamole, io spero di non aver dimenticato qualche altra grande parata, però tra queste, ora mano a mano che le vediamo, se ricordi in particolare una parata che ritieni particolarmente importante, particolarmente significative tra quelle appunto che hai fatto quest'anno, ripeto, io sono andato un po' a memoria, quindi forse qualcosa ho magari tralasciato, però tra quelle che abbiamo messo, se c'è qualcuna che ricordi in particolare. Ma forse, ecco, magari questa qui da Fondi, ma più che altro per l'importanza del risultato, anche magari quelle col Gavorrano, ce ne sono state due o tre che, sai, ecco, magari dai, quando non prendi gol sono sempre buone parate, insomma, quando portano poi, questa qui, dai, questa secondo me è una delle... Quella di domenica scorsa con il Martina su Gambino, si era sul 2-0, potevano riaprire la partita a 5 minuti dalla fine, poi questo altro paio di interventi con il Borgo, questa tu mi hai detto forse la più difficile. Sì, secondo me di domenica sì, questa era Il problema sai qual è? Che Teramo subisce pochi tiri in porta, quelle pochi tiri lui è sempre pronto e questo è importante. Perché bisogna essere reattivi, farsi trovare pronti al momento giusto quando serve. Messaggi, andiamo
fino alla fine, fino all'esaurimento dei messaggi. Parto io? Va bene. Parto io? Va. Sta per arrivare. Spero di vedere domenica una squadra composta da persone mature che come tali non sottovalutino nemmeno un secondo la partita con il Fondi, altrimenti ci facciamo male. Il grande Luzzi questo lo sa. Come? Bisogna essere umili e partire col pensiero che stiamo perdendo, dobbiamo recuperare. E allora, visto che Giusi prima li coinvolgeva, ora ci possiamo tornare un giudizio su questa gara che potrebbe anche essere un tranello, speriamo di no, Ivan. No, ma è giusto, noi non abbiamo sottovalutato mai nessuno e nemmeno lo faremo con il Fondi. Sicuramente queste partite secondo me sono sempre le più brutte perché comunque così si vengono a giocare la partita senza avendo niente da perdere, quindi sono le più brutte secondo me, devi scendere col piglio giusto in campo, sennò magari ci può stare una figuraccia. Però Federico, io immagino che qualcuno a casa stia dicendo che diamine, giochiamo con il Fondi, ora volete far diventare il Fondi lo squadrone del campionato, e tu cosa rispondi a chi pensa questo? Che si sbaglia, che è la più forte del campionato, ogni domenica viene la squadra più forte del campionato. Questa come mentalità deve essere, questa secondo me deve essere la mentalità giusta. Ti rubo 10 secondi, scusa, andate che faccio un saluto all'amica di Pescara che si chiama Cristina, che da qualche settimana è il nostro portafortuna e quindi spero che continua così. Benissimo. Poi il Fondi Se è portafortuna del Teramo, l'abbraccio di tutta Teramo Ciano. Il Fondi ha perso male a Chieti. Male nel senso che ha perso la fine. Con l'Aquila ha avuto anche molte possibilità di poter segnare. No, ecco, io volevo ricordare un particolare, Andrea, perché a Fondi c'eri anche tu. Il Teramo vinse 1-0, anzi vorrei fare una domanda sia a Speranza che a Serraiocco. Il Teramo vinse 1-0, però mi ricordo, il Fondi mi fece una discreta impressione perché è una squadra che aggredisce, corre tantissimo, anche se poi concretizza poco. Però mi ricordo che il Teramo riuscì a sbloccare il risultato dopo l'espulsione di Guidone. Sì. E quindi quando incise, diciamo, quell'espulsione di un giocatore importante come Guidone, dopo di questa espulsione il Teramo riuscì a passare in vantaggio. Incise sicuramente tanto perché anche Guidone è un giocatore importante, poi giustamente con un uomo in meno magari una squadra con un uomo in meno fa un po' di fatica, quindi inciso tanto. Però come diceva Federico, secondo me il Fondi è un'ottima squadra. Poi rispetto all'andata penso che sia migliorata tanto, ha fatto tanti acquisti, si è migliorata tanto, quindi ripeto, non dobbiamo sottovalutarla per niente. Quindi sarà una squadra diversa? Sì, tutta diversa, totalmente diversa. Aggiungo che ci fu l'espulsione di Guidone, ma per 10-15 minuti il Teramo ci capì ben poco in quella gara di Fondi. Poi ci fu l'episodio del gol di Petrella e da lì la gara si mise in discesa e furono mancate 3-4 palle. Stranamente il Teramo riuscì a passare in vantaggio proprio nel momento peggiore della partita. Esatto. Però le partite sono poi così. Poi ci furono dei gol mancati da Bellucci, uno ricordo in particolare. Però insomma, 3 punti arrivarono grazie al gol, al guizzo di Mirko Petrella con il destro, che non è punti pesanti. Il suo piede, punti pesanti. Prossimi messaggi. Grande Federico. Magari sarà Cristina, sarai. Ivan è un grande, con Manuel forma una coppia che ci invidiano tutti e segnano pure. Secondo me è sprecato in Serie C. E dire, caro amico, che questa è la prima stagione in Lega Pro di Ivan Speranza. E lo spreco è di quei tanti giocatori come Ivan, come Alex Ambrosini ad esempio, ma si possono fare tanti altri nomi che giocano tanti anni in Serie D e invece meriterebbero una chance importante anche in Lega Pro. Prossimo messaggio. Tocca a me. Buonasera a tutti, un saluto al mister Luzzi. È finita la punizione dei ragazzi del convitto, provo, vado un po' a interpretazione. Anch'io sono a favore, le regole devono essere rispettate. Complimenti, saluti da Nereto. Mister, io non so di cosa parlano tu. Ma diciamo che ad oltranza questo è. No? Ah, che cosa? Il coprifuoco. Ah, vabbè. Perché si sono comportati male e adesso stanno pagando il fio, diciamo. Adesso voglio vedere come si comportano in campo, naturalmente oltre alle prestazioni positive e il comportamento di impegno massimo sul campo, dopodiché sarò un po' più tranquillo nel senso di poter dare un'ora in più di rientro. Bastone e poi un po' di carota. E carota. Ma più bastone che carota. Ora è il momento del bastone. Poi... Sì, perché devono imparare l'educazione. Poi perché quando calotine. Si è ospiti in un convitto in istituzione devono essere
ospiti e come ospiti si devono comportare bene. In maniera educata. Perché dietro il calciatore c'è l'uomo e c'è che deve formarsi. Bene, parole sante. Tocca a Ivan, ma come ti era venuto in mente di lasciare Teramo? Qui stai bene. Hai visto che casino a Martina Franca? Io non so, voleva lasciare Teramo, non è stato messo in condizione di restare. So, vuoi tornarci, Ivan? Per vabbè, ripeto, è successo... Cioè, io volevo rimanere a tutti i costi. Poi, magari, un po' di incomprensione tra le varie parti... Sono andato via, però, ripeto, io... Era giunto Ciullo, che era a Martina Franca. Sì. Volevo rimanere qua e per fortuna poi verso la fine del mercato di agosto sono riuscito a ritornare. Hanno fatto la rivoluzione. Sì, tu... sì, io sono scappato, diciamo. Hai fatto, in fin dei conti hai fatto benissimo per come stai giocando e per come stanno andando le cose anche alle due squadre, specie in questo momento. Prossimo. Speriamo nella matematica salvezza, il prima possibile. Comunque non sembriamo la squadra alla fine del campionato, a parte gli under. Comunque non sembriamo la squadra alla fine del campionato, non a parte smembriamo. Gli... Ah, non smembriamo. Questi sono discorsi che chiaramente sarà interessante fare con la fine della stagione, però anche sugli under, insomma. Comunque, ci sono diamo merito pure alla società che ha fatto una campagna acquisti buona, perché se stiamo nella zona playoff vuol dire che ha azzeccato quasi tutto. Assolutamente. Prossimo messaggio, vediamo un po'. Qui vabbè, vado io. Grazie. Caterina, sei bellissima come sempre. Sono belle anche le tue scarpe. Forza Teramo. Un po' sciupate. Sarà sempre lui lo stesso ad andare con il messaggio delle scarpe. Chissà, o saranno diversi questi ammiratori delle tue scarpe. Chi lo sa? Magari lo scopriremo. Prossimo messaggio, non so quanti ne abbiamo ancora. Vado. Vai. Anche Zidane all'inizio non si era inserito nella Juve, poi invece dai Foglia, dai! Speriamo che possa ripercorrere questo, diciamo, travagliato inizio, ma poi possa sbocciare Foglia dopo tutto, insomma, restiamo in tema. Qualora dovesse restare a Teramo, e c'è la possibilità che resti, in fin dei conti, mancano ormai 48 ore, poco più alla fine del mercato, speriamo che possa essere questo. E l'ultimo, vediamo un po'. Com'è? Qui stanno loro. Siletta gira lu di scolca, mo divertimo. Io non comprendo. Questo lo conosciamo bene perché. Diteci. È Fernando Vitone. Ah, sì. Salutiamo Fernando. Stasera non abbiamo parlato del Chieti, lo faremo. Mari, sì, prossimamente, sì. Salutiamo a Nando, uno dei protagonisti dello scorso anno. Ma che cosa vuol dire, scusate? È una canzone che sentivamo spesso noi. Di origine? No, Salento. Ah, del Salento. Sì, quindi magari è un po' l'inno della scorsa promozione. Sì. Vogliamo riprendere, sto Vitone. Vabbè, ormai non penso che in queste ultime ore possa maturare questa cosa. Però è chiaro che Vitone a quel punto, qualora un giorno tornasse a Teramo con questo gruppo, tornerebbe quasi a casa. Secondo me è rimasto il cuore del Teramo, Vitone è rimasto il cuore. Però anche quando andò via da Chieti, lui... alla fine, sai, a Chieti si trova quasi a casa sua, perché due stagioni aveva vinto un campionato molto buono, anche quello in Lega Pro, quindi quando si va via lasci un gruppo dove ti sei trovato bene. Ora tornava quasi a casa pure quest'anno, però sono delle dinamiche. No, Ivan, alla fine lui ha dato molto a questa squadra e si è trovato bene. Ma certo, poi è un bravo professionista, dai. Assolutamente sì. Giussi è tra quelle che l'avrebbe tenuto? Sì, insomma, Vitone è un bel giocatore, ha fatto molto bene nel Teramo, forse è un giocatore schivo, non mi pare, dalla grandissima personalità, però insomma in mezzo al campo sapeva quello che doveva fare con la palla, insomma un vero regista. Però io insomma direi ora abbiamo Coletti, i nostri giocatori, difendiamo i nostri, ora purtroppo Vitone non c'è più, lui ha una maglia nero-verde sulle spalle, quindi va bene così, voglio dire. Poi se un giorno Vitone dovesse insomma tornare, io sarei contenta come tanti altri, però al momento prendiamo atto che Vitone non c'è. C'è un altro giocatore. Vitone può giocare pure con Coletti insieme, chi sa giocare a calcio. Ma sì, sì.
bisognerebbe forse cambiare però, un po' l'assetto funzione, della squadra. Beh, però Coletti si sta adattando bene con questo buoni. Ruolo di playmaker, vogliamo, no? Insomma, sì, ma... è un giocatore nato come un interdittore, lui un mediano, uno di rottura, Coletti, però insomma dalla grande capacità, dalla grande Roma, personalità capace anche un, di proporre un gioco. Un parallelismo un po' troppo ardito. Ma la Roma, Pizarro e De Rossi giocavano insieme. Sì, sì, ma quando i giocatori sono bravi tecnicamente e intelligenti, io credo che possano anche giocare insieme. Federico, ma andate anche in macchina voi, facevate i tragitti, c'era anche Cani, se non sbaglio, sì. Che ora è a Civitanova. Io, Fernando e Cani, vabbè, Fernando per me è quasi un fratello maggiore, quindi parlare ecco, magari tecnicamente mi rimane pure difficile perché sarei di parte. Con i Cani vi sentite ancora? Sì, ogni tanto sì, ha fatto gol, mi sa, qualche tempo fa, ha fatto gol. Va bene, noi siamo arrivati al termine di questo nostro appuntamento con Teramo Channel. Come da prassi, vabbè, non ci sono, ma io saluto Umberto, saluto Laura, certo. E saluto dietro le quinte Marco Pediconi, Gilberto Marinozzi. Per tutto il resto, priceless. Grazie Andrea, io saluto e ringrazio i nostri ospiti, calciatori Speranza e Serraiocco. Grazie, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. La giornalista Giusy Cingoli, ovviamente il nostro mister Antonio Luzzi. Grazie, buonasera. Vi ricordo l'appuntamento con Teramo Channel martedì prossimo ore 21 su questi schermi. Buonanotte.